Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Oggi mi trovo a Fermo presso il Museo Miti, un museo che raccoglie degli strumenti di elettrotecnica, di fisica ed elettronica, e saremo accompagnati dal professor Marco Rotunno, che qui è il direttore di questo museo. Al professor Rotunno chiediamo un po' di spiegarci come è nato questo museo e piano piano di accompagnarci a vedere le varie sale. Cosa può dirci, professore? Il museo è stato inaugurato nell'anno 2012 ed è il grave compito di raccontare una storia lunga e appassionante. Dico grave perché è veramente di grande responsabilità. Siamo adesso nella sala 1, che attualmente è in manutenzione, ma si tratta di un luogo nel quale vengono proiettati dei video divulgativi che sono molto interessanti, riguardano sia la storia del Montani sia la storia della scienza e della tecnica che qui viene raccontata. Grazie. Adesso ci vediamo nella sala 2. Prego. La sala 2 ha un grande effetto scenico perché questi 8 proiettori mostrano alternativamente foto della storia del Montani. Stiamo mettendo a punto anche i tempi di esposizione di queste foto e sono intervallate da videoclip che sono di effetto. La sala numero 2 è quella dedicata alla meccanica ed è stata allestita nel locale che un tempo era la fonderia. La fonderia ha costituito uno dei tanti legami fortissimi con la città di Fermo, fra il Montani e la città di Fermo. Se il museo è stato allestito nel 2012 dalla provincia di Fermo, in realtà la storia raccontata è quella lunga, che comincia ufficialmente il 6 aprile del 1854. È stata una grande avventura. Possiamo avvicinarci al corridoio, che è la sala 3. Questi sono macchinari che appartenevano a qualche... Sono macchinari tutti funzionanti che appartengono alla storia del Montani. Essendo questo un allestimento, come in tutti i musei della scienza e della tecnica, l'allestimento è sempre provvisorio, o meglio non è mai definitivo, in quanto un vero museo non mostra sempre le stesse cose. Queste sono macchine che da un lato legano un po' alle origini, quindi siamo fra fine 800 e inizio 900. Questa che cos'è? Questa è una calandra, è una macchina semplice ma meravigliosa, che serve per piegare lamiere di diversi spessori per farne tubi. È una macchina attualissima, quelle moderne differiscono soltanto in linea di principio dal fatto che sono collegate con un computer. Molte di queste macchine in linea di principio ancora funzionano allo stesso modo, sono soltanto interfacciate con dei circuiti elettronici. Invece in questa terza sala? Ecco, questa terza sala si sviluppa in un corridoio che racconta l'appassionante storia del Montani. Tutto comincia con il conte Gerolamo o Girolamo Montani, classe 1774, piccola nobiltà agricola fra Fermo e Montefiore dell'Aso. Lui e sua moglie sono stati gli iniziatori di questa discontinuità. C'era a quei tempi, quando lui era in età matura, negli anni 40 dell'Ottocento, nello Stato Pontificio c'era una,
grande differenza fra le classi ed erano l'una con l'altra praticamente a tenuta stagna, ma la loro innovazione è consistita nel fatto di decidere di destinare un congruo lascito alla loro morte all'educazione di ragazzi svantaggiati. Beh, intanto c'era un analfabetismo estremamente elevato, per cui già il fatto di leggere e scrivere era una grande conquista. Quindi oltre il 90% della popolazione era analfabeta, ma oltre a questo loro avevano pensato di dare a questi ragazzi svantaggiati un'educazione religiosa e insegnare loro un mestiere. Il mestiere sarebbe stato quello di artigiano, quello che allora si credeva servisse, e cioè fabbro, falegname, calzolaio, lattoniere, che è l'antenato dell'idraulico. Alla morte del conte Girolamo Montani, avvenuta la vigilia di Natale del 1849, seguì soltanto 8 mesi dopo la morte della moglie, che peraltro era molto più giovane di lui, e dopo la morte della moglie, 1850, si avviarono le pratiche per la creazione di questa loro idea, che era l'Opera Pia Montani, che ebbe inizio ufficialmente appunto il 6 aprile del 1854. Ma con l'Unità d'Italia ci fu un'altra grande innovazione che ha dato al Montani la sua importanza. Qualche mese prima della dichiarazione ufficiale, della proclamazione ufficiale dello Stato italiano, nel 1861, il 17 di marzo, qualche mese prima erano già arrivati i piemontesi, si stabilisce un nuovo governo e il nuovo sindaco, il marchese Giuseppe Ignazio Trevisani, il quale era un uomo di cultura europea, che conosceva già i risultati ottenuti dalla rivoluzione industriale e anche, buongiorno, dall'avanzamento delle scienze teoriche e pratiche in Francia, riuscì insieme all'architetto Giovan Battista Carducci, autore di del rinnovamento nella viabilità e anche nell'architettura della città di Fermo, e anche al conte Francolini, che era un conte fermano trapiantato a Parigi, decisero di trasformare l'Opera Pia Montani in qualcos'altro, in un istituto che fosse, in una scuola che fosse fatta sul modello delle scuole più avanzate d'Europa, che erano le scuole di arti e mestieri che si trovavano in Francia e avevano già una tradizione in Francia. Lì c'è una ghirlanda molto significativa, perché Trevisani e Carducci, con i loro amici e collaboratori, riuscirono a convincere 2 giovani ingegneri francesi, Hippolyte Langlois e Ernest Allier, a lasciare la Ville Lumière e spostarsi in un centro molto piccolo, probabilmente sconosciuto a loro prima, e accettare questa sfida di realizzare in Italia probabilmente la prima scuola fatta sul modello di quelle francesi, che addestrasse questi ragazzi non al mestiere dell'artigiano, ma a prepararsi per la futura industria. L'Italia era indietro rispetto alla Francia, rispetto alla Gran Bretagna, la Germania non era ancora una nazione, quindi le famose locomotive tedesche sono arrivate dopo, no? La Germania ha avuto l'unificazione nel 1871, dopo la fine della guerra franco-prussiana. Quindi ecco, l'avanzamento delle scienze era appunto focalizzato su Parigi. Questi 2 giovani ingegneri portano i programmi delle scuole francesi e l'ingegnere Allier progetta e fa costruire le officine. Le officine, questa era la fonderia, rappresentano il saper fare. Il saper fare che ha fatto la fortuna del Montani in tutto questo tempo fino a oggi. Peraltro lo stile originario delle scuole francesi, e poi che si è evoluto naturalmente al Montani, è stato mantenuto.
cercare di dotarsi di tutte quelle apparecchiature che sono lo stato dell'arte nelle varie discipline che poi si sono susseguite qui, perché alla meccanica, che è stata la prima, la più naturale, sono seguite l'elettrotecnica, poi la radiotecnica, la chimica, fino all'elettronica, all'informatica, fino alla robotica. Quindi, e ogni volta noi ci siamo dotati di apparecchiature che permettessero agli studenti di addestrarsi all'uso di quelle macchine che poi avrebbero trovato nell'industria. L'anno scorso noi abbiamo ricevuto, la scuola ha acquistato e abbiamo ricevuto due robot della Comau sui quali i ragazzi si addestrano, vengono addestrati e fanno pratica. I docenti hanno fatto un corso, ho partecipato anche io, e quindi questo dà l'idea. Ma il saper fare naturalmente è stato sempre affiancato dal sapere. Il sapere era sicuramente aiutato moltissimo, la qualità di questa scuola era aiutata moltissimo dal fatto che amministrandosi da sé, dipendendo soltanto dal ministero, poteva arruolare docenti dal Migliori. Politecnico di Milano, da quello di Torino e quindi... Qui hanno insegnato dei professori illustri quali ad esempio il professor Giorgi, l'unificatore dei sistemi internazionali di misura, il professor Corrado Ciamberlini, più recentemente il professor Mario Guidoni, il professor Serdoz. Personaggi straordinari che producevano, poi me ne vengono tantissimi altri di nomi, il professor Rocchi, il professor Giulia Ragusta, producevano dei libri per il Montani che poi venivano adottati in giro per l'Italia. Quindi una fama nazionale. Sì, sì, una fama. Quindi la teoria, solida teoria e anche altrettanto pratica. Efficace pratica. Fra l'altro questi docenti teorici erano affiancati e coadiuvati da un piccolo esercito di insegnanti tecnico-pratici i quali erano di grande competenza riguardo per esempio alla torneria, alle scienze applicate, alla fonderia stessa, quindi anche all'elettrotecnica, a mettere le mani nelle valvole, nei motori elettrici, nei generatori. Questo ha fatto certamente la differenza. Qui abbiamo diverse tavole molto importanti, che alcune delle quali sembrano fatte al computer recentemente. Guardate, questa è una tavola ottocentesca, guardate soltanto i testi come sono allineati, questi furono composti a mano. Capolavori. Anche i colori, ecco. Oltre ai disegni alla lavagna, naturalmente lo studio dei principi, qui mi viene subito in mente il secondo principio della termodinamica, che è uno dei più importanti principi che siano stati studiati proprio in Francia e che poi hanno rivoluzionato la nostra vita. Addirittura il secondo principio della termodinamica non solo governa tutte quante le macchine termiche, i motori a scoppio, le turbine, eccetera, ma addirittura arriva all'informazione. Quindi, e anche alla cosmologia. La fine dell'universo sicuramente sarà determinata dall'entropia, che è uno degli argomenti principali della termodinamica. Quindi, come vedete da questo particolare della locomotiva, gli studenti potevano entusiasmarsi e imparare che quando il vapore entra da questa parte spinge il pistone in avanti, poi quando c'è il cambio, una valvola si apre, una si chiude, il pistone viene tirato indietro e quindi si aumenta si dà la potenza. Il moto alla locomotiva, si dà potenza alla locomotiva. E quindi simile, ecco, simile al motore a scoppio, insomma, più o meno. Ma guardi, il motore a scoppio e quindi il motore a combustione interna, il motore a combustione esterna, che è il motore a vapore, sono governati dal secondo principio della termodinamica, cioè la trasformazione in particolare del calore in lavoro. In lavoro. Ecco, qui vorrei farvi vedere. Con una precisazione, quando questi ragazzi venivano messi davanti alle macchine, loro avevano grande entusiasmo ed avevano una preparazione propedeutica. E questa preparazione propedeutica è l'aggiustaggio.
l'aggiustaggio e l'acquisizione della manualità. Un bancone robusto, metallico, con una fila di morse, e questi studenti ricevevano, l'ho fatto anch'io quando frequentai i primi due anni del Montani, verso la fine dell'Impero Romano, ci veniva dato un parallelepipedo, è stato così, sì, per generazioni, un parallelepipedo messo sulla morsa, sì, una lima, semplici strumenti, poi bisognava spianare una faccia. Spianare questa faccia, io personalmente avevo già deciso di studiare elettronica, quindi credevo che fosse inutile, e invece non è così. Come dice Arthur C. Clarke, quando gli uomini primitivi cominciarono a maneggiare queste pietre scheggiate, acquisirono una manualità che era sconosciuta nel mondo animale. Ora, noi sappiamo che questa acquisire manualità significa diventare più intelligenti, perché la manualità corrisponde alla creazione di nuovi collegamenti fra i neuroni, fra le sinapsi. Quindi questi strumenti rudimentali resero più intelligenti quelli che li utilizzavano, che poi li perfezionarono. Quindi gli uomini primitivi, si innescò un circolo virtuoso che ha portato a queste macchine, ai nostri telefonini. Quindi è importantissimo capire questo importante passaggio del saper fare, specialmente in un periodo in cui invece si sta perdendo la manualità. Sì. Il Montani sta cercando nel suo piccolo, e il Museo Miti lo stesso, Museo dell'Innovazione e della Tecnica Industriale, sta cercando di divulgare questi concetti, diffonderli, perché la manualità non è una cosa pratica di bassa lega, come per esempio diceva Benedetto Croce. Di che anno è questo tornio? Questo siamo ai primi del Novecento, ma questo è un tornio che ha una particolarità. È stato assemblato al Montani e alcune parti sono state fuse in questa stanza. Quindi, scusi, quella foto là, no? La figura è quello che quella, all'epoca era quello qui. È un altro padiglione delle officine. Qui, era qui, questo è proprio il vivo, i ragazzi venivano. Sì, sì, sì. È interessante la sua domanda, perché è interessante perché queste macchine venivano azionate da pochi motori, non avevano il loro motore privato. Erano tutte collegate con una selva di cinghia degli alberi aerei, che appunto erano collegati a dei grossi motori elettrici, ma la rete elettrica a quel tempo non esisteva, per cui il Montani si produceva l'energia elettrica da sé. In alcune di queste immagini infatti compare la centrale elettrica. Quindi i torni venivano assemblati qui, questa serie di torni fu assemblata qui, e per esempio le basi furono fuse in questa stanza, e qui si vede il Regio Istituto Industriale Fermo, nel frattempo aveva cambiato nome. Quindi è facile capire quanto gli studenti avessero entusiasmo nella partecipazione all'assemblaggio delle macchine, non vedevano l'ora, animati ed educati dall'aggiustaggio, di mettersi davanti a queste macchine, e il rapporto, l'interazione uomo-macchina è l'aspetto più importante di quello che il Montani ha insegnato. Forse esposta in questa maniera, come se fosse una scultura, e senza una visita guidata, questa macchina non sarebbe in grado di parlare sufficientemente, ma in realtà ha moltissimo da raccontare. Poi pensate, questa macchina superstite ha una storia interessante, perché fu ceduta, quando arrivarono dei nuovi torni, fu ceduta a una ditta privata, fece la fortuna di questa ditta, perché il proprietario, colui che diventò il proprietario, era stato formato qui dentro, la modificò, perché vedete, questa macchina fu dotata di un motore elettrico proprio, con un cambio di velocità, è ancora una macchina funzionante, e quindi si allontanò da questa scuola. Poi nel tempo, ahimè, diverse fra queste macchine caddero in disuso, per cui se ne perse anche la proprietà.
e questa invece è ritornata a casa. Il Montani già da domani sarebbe in grado di esporre moltissime altre macchine, moltissimi altri strumenti. Io spero che nel futuro, mi sto battendo per questo, questo museo venga un po' ampliato. Sì, 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 per questo ha bisogno. Pensavo prima, tipo a Milano, no? Questi musei della scienza e della tecnica, che sì, sono a mio avviso meravigliosi, a Parigi ho visitato, sì, a Milano. Sì, sì. Anche la regione, se no, intravedesse anche in questi musei un'opportunità eccezionale per il turismo, per la, poi la mente potrebbe, con il contributo della regione, partire da, questa, da questo museo per dargli una risonanza. Esatto. Guardi, noi abbiamo le idee chiare, io personalmente ho le idee chiare. Uno dei motivi per cui sono stato nominato direttore è perché io un po' ho girato per il mondo, negli Stati Uniti, anche io in Francia, in Germania, in Gran Bretagna. Questi musei tecnico-scientifici, sa, in Gran Bretagna a Natale si va al museo, non si va al cinema. E l'intrattenimento c'è. Noi siamo già oggi in grado, se avessimo naturalmente i mezzi economici, noi abbiamo anche le capacità tecniche e anche le apparecchiature e le macchine da esporre. Avviciniamoci qui alla fonderia. Prima parlavo dell'interazione con la città. Qui ci sarebbe da parlare per ore. Possiamo anche farlo. No, ci abbiamo solo mezz'ora. Sì, volevo dirvi, vedete, la fonderia è stata la palestra non solo pratica ma anche teorica, perché per molti famosi ex allievi, da qui sono usciti Sacconi, che è l'autore del Vittoriano, il monumento a Roma che oggi si chiama l'Altare della Patria, abbiamo avuto Clementoni, abbiamo avuto Ilario Properzi, genio della trafilatura dei fili metallici. Ancora la Continuous Properzi a Milano va forte, anche negli Stati Uniti e in altre nazioni. Abbiamo avuto Mario Clementoni, Colombani, quindi sono tantissimi, sicuramente me ne sfuggono tantissimi di ex allievi illustri e non, ma anche quelli che poi non sono diventati famosi come imprenditori hanno sicuramente contribuito al boom economico. Tanto per farvi un esempio, ai tempi dell'Art Nouveau, del Liberty, come si dice qui in Italia, noi il Montani ha prodotto in questa sala per esempio le colonne di questo genere, se ne trovano nel nostro convitto, nella piazza del Sagrini, che è una specie di piazza francese capitata per caso a Fermo, una piazza coperta, e anche i paletti e le catene di Viale Vittorio Veneto, che a Fermo chiamano tutti la strada nuova, era nuova nell'Ottocento, nuova viabilità dell'architetto Giovan Battista Carducci, e molte scale a chiocciola che si trovavano, e alcune si trovano ancora all'interno di abitazioni private o anche di qualche luogo pubblico, sono state fuse qui. Naturalmente la fusione è creatività, è conoscenza, è teorica e anche pratica. Pensate solo alle terre da fonderia, come si fa un pezzo fuso? Beh, intanto bisogna avere le idee chiare di quello che si vuole realizzare, quindi si fa il disegno, già nel disegno bisogna tener conto, nel disegno tecnico, quindi nella progettazione, bisogna tener conto di che materiale verrà utilizzato, perché una volta fuso, quando il metallo si raffredda si restringe, certo. Se ghisa si restringe in maniera diversa, con un coefficiente diverso rispetto a leghe come l'ottone, il bronzo. E quindi già nel disegno, e i ragazzi venivano addestrati per tutti questi passaggi di cui parleremo, poi veniva in falegnameria realizzato il modello di legno. Il modello di legno è una vera e propria scultura, bellissima. Noi ne abbiamo a scuola tante che sono veramente belle opere, al di là della loro funzione. Quindi sapete, i due archetipi sono forma e funzione, già la forma può dare un'idea. Verniciate di un colore sgargiante, tipicamente il rosso di questi mobili o del mio giaccone, perché dovevano, una volta che venivano messe negli stampi, doveva rimanere meno
terra possibile, terra da fonderia, attaccata, e quindi poi venivano ripuliti e utilizzati moltissime volte questi stessi stampi. Ora, la terra da fonderia non è terra qualsiasi, è una miscela di diverse terre che ha delle caratteristiche fisiche molto interessanti. Deve resistere, quindi, a quelle alte temperature. Deve resistere a alte temperature, bravissimo. Quando ci si preme contro il modello deve assumere la forma complementare. Poi quando c'è la colata però devono rimanere ferme, ma nello stesso tempo devono lasciare passare i gas, traspirare questi gas che si sviluppano durante la fusione. E non si può fare così. Ma anche studio anche sui materiali appropriati. Lo studio dei materiali, il riciclaggio delle terre. E ecco, qui in quella immagine si vedono appunto gli stampi. Qui c'era una rotaia che correva intorno alla stanza, che poi è stata tagliata e messa qui. E questo carosello era allestito con l'aiuto degli studenti, i quali vedevano come avevano disegnato i modelli, qualcuno li aveva realizzati in falegnameria, poi qui vedevano come si preparavano gli stampi e poi loro non partecipavano direttamente alle operazioni più pericolose, e qui i loro insegnanti tecnico-pratici, che erano degli idoli per loro. Io ho fatto anche delle indagini un po' storiche con gli ultimi, quando poco dopo che la fonderia fu chiusa, erano degli idoli per gli studenti in virtù della loro professionalità e della loro conoscenza. E quindi gli studenti, che stavano a distanza di sicurezza ma vedevano benissimo, potevano capire per esperienza diretta quanto bisognasse fare per realizzare dei buoni modelli senza che l'aria, per esempio, rimanesse imprigionata dentro al metallo, e imparavano a non farsi male. Quando il metallo fuso, il ferro fonde a 1530 gradi, quando un po' di metallo fuso cade su un piede, anche se uno porta una scarpa antinfortunistica, non perdona, ecco, qui non si è fatto mai male a nessuno, un motivo ci sarà pure. Complimenti. Quindi, ecco, questo è importante. Guardate, io avrei tantissime cose da raccontarvi, ma vorrei passare anche alla stanza successiva. Lei, il professor Dolci di Monte San Vito, che lui aveva istituito l'Istituto Oleario, visto che erano più o meno dentro alle olive, in provincia di Ancona, questi paesi. E anche lui ha un museo a Monte San Vito dove sono conservate queste macchine oleari. Ottimo. Abbiamo anche delle storie di guerra. Durante il periodo bellico qui fu, proprio in virtù della competenza del Montani, furono stabilite qui una scuola per allievi motoristi aeronautici e anche una scuola per operatori radio, che allora si chiamavano Marconisti. Marconisti, sì. Ecco. Questo ci ha dotati, ha fatto sì che noi fossimo dotati per esempio di motori stellari a scoppio e anche di un motore a jet, perché poi la scuola continuò per un certo periodo anche dopo la guerra, e noi abbiamo un motore inglese De Havilland Goblin, un motore a reazione che io spero di portare presto qui dentro, che è molto molto interessante. Gli studenti già ci studiano su questo, quindi è un motore che ha 50 anni, ma oggi la gran parte, no, del traffico aereo commerciale, non solo militare, avviene con dei motori a reazione, insomma, con vari modelli, vari tipi, eccetera. Però gli studenti possono formarsi sia col motore tradizionale a combustione interna, a scoppio, insomma, con i pistoni, e sia con le varie turbine. Ci sono stati durante la guerra anche degli atti di eroismo, perché durante l'occupazione tedesca, nazista, dopo naturalmente l'8 settembre del 43, durante la ritirata, che qui durò fino al 20 giugno del 44, un po' prima che i tedeschi se ne andassero, qui vennero a distruggere tutto quanto. Una parte delle apparecchiature fu salvata perché proprio questi tecnici, che con tanta passione insegnavano, riuscirono a nascondere, addirittura sotterrare alcune delle macchine opportunamente protette,
Altre macchine invece furono messe fuori uso dai soldati tedeschi. Io ho conosciuto delle persone, allora ragazzini, che assistettero proprio all'operazione di mettere una bomba a mano dentro al tornio per metterlo fuori uso, e quindi le macchine erano quasi tutte inutilizzabili. Subito dopo l'arrivo degli alleati, questi stessi tecnici tirarono fuori le macchine che avevano sotterrato, e in più le macchine danneggiate furono smontate, furono sostituiti i pezzi danneggiati, rifatti con le altre macchine. E io mi ricordo che quando io frequentavo i primi anni, venimmo a fare una visita. Allora la fonderia era in funzione, c'erano le tornerie ancora in funzione con le macchine tradizionali, e un docente, un insegnante tecnico pratico, ce ne mostrò una di queste, che era una di quelle macchine riparate da loro, che 30 anni dopo la fine della guerra ancora non solo funzionavano bene, ma avevano appunto la funzione di addestrare i ragazzi all'utilizzo della macchina tradizionale. Una volta che si capisce come funziona la macchina tradizionale, poi è facile, con delle nozioni di programmazione, anche programmare dei torni o dei centri di lavoro a controllo numerico. Qual è il periodo in cui lei ha studiato qui e ha insegnato? Dunque, io ho studiato qui dal 70 al 75, mi diplomai nel 1975, poi andai all'università e successivamente insegnai in altre scuole. Una delle materie che ho insegnato è stata proprio tecnologia delle macchine utensili a controllo numerico, nonostante io mi sia dedicato più all'elettronica e all'informatica. Da queste finestrelle si possono vedere, appunto, attenzione ai gradini, si possono vedere le attuali macchine che vengono utilizzate. Adesso c'è un gruppo di ragazzi che sta partecipando a un progetto per cui stanno realizzando dei pezzi unici. Ma durante le ore di lezione è possibile vedere qui funzionare queste macchine, fare sia dei pezzi unici sia dei pezzi che poi sono destinati alle serie. Mio padre aveva frequentato l'avviamento industriale, una volta in parallelo alle scuole medie c'era questo avviamento, esatto. Lui era poi il tecnico delle ferrovie, eccetera. Quindi all'epoca questi avviamenti industriali erano dislocati su tutte le varie cittadine. Esatto. Quindi avevano... Erano in particolare, il Montani si occupava dell'educazione anche di ragazzi che poi non prendevano il diploma, e le ferrovie avevano molto bisogno. Guardi, le ferrovie italiane erano molto avanzate fino a qualche tempo fa, le ferrovie italiane erano all'avanguardia. Io mi ricordo, quando vado in Inghilterra vedo ancora il pendolino italiano che serve la linea delle ferrovie del nord dell'Inghilterra, e loro lo tengono a puntino. Noi adesso compriamo i treni da altri. Io sono un Ducati Scramble del 1973, l'ingegner Taglioni che ha inventato il brevetto desmodromico, famoso in tutto il mondo. No, ecco, questa è un'altra immagine della torneria, vedete? Le macchine venivano azionate da questi grossi motori elettrici, poi c'era una trasmissione, una serie di organi di trasmissione aerea, e le cinghie azionavano queste macchine tutte insieme. Purtroppo questo museo ancora non racconta il rumore che facevano queste macchine, perché è una cosa importante. No, un vero museo deve parlare anche attraverso i suoni. Ma... Ah certo, lì non c'avevano neanche le cuffie. Non avevano le cuffie. Guardate, qui quello che è stato esposto con la competenza dei nostri docenti, peraltro anche molto appassionati per la scelta delle apparecchiature, ma la cura, l'allestimento è stato della provincia di Fermo. In realtà questa è solo una piccolissima parte delle apparecchiature che noi potremmo esporre, come dicevo prima, a partire da domani. Spero che un giorno, quando avremo spazio, potremo davvero farlo. Può brevemente indicare i vari strumenti che troviamo qui, sì, a cosa servono? Sì, guardi, ciascuno di questi strumenti, apparecchiature,
ha una storia da raccontare. Certo. Non possiamo raccontarle tutte, però io posso soffermarmi su un paio di queste e far raccontare loro una storia. Per esempio, avviciniamoci qui a questa vetrina. Guardate, questo è un modello di motore elettrico, così come il motore in corrente continua, così come fu inventato non molto dopo i primi esperimenti di Faraday. Michael Faraday peraltro era un tecnico di laboratorio, il quale scoprì per caso che facendo passare della corrente elettrica vicino a una bussola l'ago si muoveva. E questo fu l'inizio di una grande storia che è servita per comprendere agli scienziati che l'elettricità e il magnetismo erano parenti. Poco dopo fu inventato il motore in corrente continua, che è il prototipo del motore, e che nonostante sia stato inventato nell'Ottocento, questo è un modello didattico naturalmente che risale ai primi del Novecento, in realtà questo motore è attualissimo, e vi dico perché. Dunque, intanto, anche per chi non ha una formazione tecnica, il motore funziona così. C'è una parte fissa che si chiama statore. Vedete queste due escrescenze, questi due corni sono una forma particolare sostanzialmente di un magnete. Sotto è rinforzato da un avvolgimento, ma non importa dal punto di vista del principio di funzionamento. Quindi c'è un semplice magnete. Questa è la parte fissa. Poi c'è una parte mobile in grado di ruotare, c'è un avvolgimento che sta fra le due espansioni polari della calamita, del magnete, e questo avvolgimento miracoloso è collegato, vedete, con quei cilindri metallici su cui si appoggiano quelle lamelle, che sono i contatti striscianti. Sì. È chiaro che se una parte ruota ci deve essere un contatto che è strisciante. Bene, se a quei due morsetti io collego una batteria, la macchina comincia a girare. Ecco il motore elettrico, è molto semplice. Fra l'altro, quando si parla dell'auto elettrica, e qui veniamo ai tempi nostri, a parte il problema della batteria, in realtà il motore elettrico è fatto di molti meno pezzi rispetto al motore a combustione interna, e in più genera direttamente un moto rotatorio, mentre il motore a combustione interna genera un moto alternativo, il quale deve essere convertito in moto rotatorio con grosso dispendio di energia e l'utilizzo di tanti pezzi che consumano, che si consumano, e quindi ecco. Ora non è finita qui questa semplicissima macchina, che io dico miracolosa. Se noi la scolleghiamo dalla batteria e ci attacchiamo una lampadina e poi giriamo la manovella, la lampadina si accende. E qui torniamo alle ferrovie. Ecco, guardate, è una macchina reversibile che si fa generatore quando serve, e può farlo, può passare da una funzione all'altra tutte le volte che vogliamo. Ora, quando noi con la nostra automobile, col motore a combustione interna, acceleriamo, consumiamo benzina. Quando andiamo a frenare, dissipiamo questa energia, la perdiamo tutta in calore. Il treno lo fa da molti decenni, le auto ibride lo fanno adesso, anche le auto elettriche, tramite la conoscenza appunto di leggi che governano anche questo motore generatore. Quando noi andiamo a frenare, trasformiamo il motore in generatore semplicemente premendo il piede sul freno, e andiamo a ricaricare le batterie nel caso dell'auto ibrida o elettrica, mentre il treno ridà energia alla linea. Guardate, questo è un... l'economia di energia. Esatto, è un fenomeno conosciuto da più di 100 anni. Difatti io, quando vengono qui anche le scuole a fare una visita guidata, io racconto loro che quando per la prima volta i carri vennero staccati, le carrozze vennero staccate dai cavalli per attaccarci un motore, il motore era di questo genere. Poi
è vero che c'era il problema delle batterie, ma ci furono due signori, uno che si chiamava Rockefeller e che commerciava con il petrolio, un signore che si chiamava Henry Ford, il quale costruiva automobili, il famoso il modello T, decisero che bisognava utilizzare il motore a combustione interna con la scusa della maggiore disponibilità energetica, ma soprattutto fu praticamente bloccata la ricerca riguardo alle batterie. Perché se si fossero studiate le batterie, se si fosse cercata l'innovazione, che invece loro faceva comodo no, che non avvenisse, noi oggi avremmo tutti dei motori elettrici nelle automobili che dovrebbero costare un quarto di quello che attualmente costano. Ecco, perché adesso il problema tecnologico sono le batterie, ma è stato ampiamente superato dalla ricerca che è stata fatta per i telefonini. Ho visto, non l'estate scorsa ma quella prima, in Inghilterra vidi un signore che guidava un'automobile che si chiama Tesla, in omaggio a Nikola Tesla. Questa ditta americana costruisce un'automobile, già 2 anni fa ce n'era una in giro con credo 400 km di autonomia. Quindi dopo in Italia c'è naturalmente il discorso delle colonnine, bisogna creare una rete, eccetera. Temo che da noi, fino a che ci sarà l'ultima goccia di petrolio da pagare a caro prezzo, si metteranno dei bastoni fra le ruote dei motori elettrici. Ma in realtà, ecco, secondo me tecnologicamente noi sappiamo da molti decenni come fare le automobili. E mi dispiace tantissimo che in Italia non c'è, almeno che io sappia, un grosso costruttore di automobili nuove, direttamente elettriche o almeno ibride. Bisogna comprare tutto straniero. Ma comunque ci sono, almeno intorno a Milano, per esempio, delle piccole ditte sconosciute di cui non parla nessuno, che ti svuotano la macchina dal motore tradizionale e ti mettono il motore elettrico. Adesso riguardo i costi mi devo informare meglio, però sono sicuro che convenga. Fra l'altro il consumo di queste auto sicuramente comincia a compensare già da subito il costo, sì, il costo dell'allestimento. Ecco, vedete, solo una di queste apparecchiature è capace di raccontare una storia. Ciascuna di queste altre può raccontarne tante altre. Questo è il settore dell'elettrotecnica. Sì, questo, no? È il settore, quindi, dell'elettrotecnica. Vediamo delle apparecchiature che servono Per fare esperimenti oppure proprio per fare degli esperimenti e delle misurazioni. Vorrei anche farvi vedere la campana di Gauss, sì, per il suono, per la trasmissione del suono. Qui abbiamo anche dei risuonatori, ma fatemi un attimo la gabbia di Faraday, sì, noi ce l'abbiamo, sì, serve anche per bloccare le comunicazioni, è interessantissima. Ecco, guardate, questa è una macchina peraltro un po' troppo rumorosa, questa è ancora funzionante. Io mi ricordo che veniva utilizzata quando io frequentavo il Montani. Un tempo non si inseriva il programma, no, si scriveva un programma, non si inseriva direttamente nel computer, bisognava andare in una sala nella quale c'era questa macchina e il tabulato realizzato anche a mano, quindi il programma si scriveva, io lo scrivevo a matita, il diagramma blocchi col codice, esatto, si faceva, bravissimo, lo schema blocchi, poi dopo si scrivevano le linee di programma, dopodiché si veniva in questa stanza e si trasformava il tutto in un pacchetto di schede perforate. Poi si aspettava il proprio turno, perché non nessuno aveva la propria macchina personale, e si andava a mettere il programma nel computer. Il computer poi realizzava questo tabulato, e poi se uno aveva sbagliato magari un punto e virgola per un due punti, eccetera, bisognava rintracciare la scheda, eccetera. Ecco, le schede perforate sono state inventate. Vedete, questa macchina è del 1966, il computer, per semplificare, è stato inventato negli anni 40, ai tempi di Alan Turing. Anche qui potremmo parlare per ore di questo, con delle curiosità, ma potete sempre tornare al museo e vi racconterò delle storie veramente appassionanti.
e molto comprensibili anche a chi di scienza e tecnica crede di non sapere nulla. Bene, dicevo, la scheda perforata veniva utilizzata da questa macchina, costruita nel 1966, quindi ha funzionato fino all'inizio degli anni 80. Quando furono inventate le schede perforate? Ai primi dell'Ottocento. Napoleone conosceva le schede perforate e premiò anzi colui che le inventò, che era l'ingegner Jacquard, conosciuto principalmente dalle signore perché col telaio Jacquard, ancora oggi, con l'utilizzo di schede perforate, che sono dei cartoncini, possono essere di cartone, di legno, oggi anche di plastica, si possono realizzare tutti i tipi di fantasie, e ancora prima della conoscenza dell'algebra booleana, della matematica binaria, si utilizzava un processo sicuramente binario, con l'ago che passa e non passa nel foro. E fu proprio guardando macchine del genere, i telai Jacquard, di mezzo c'è anche qualche innovazione italiana indipendente, che un matematico inglese dell'Ottocento, Charles Babbage, ebbe l'idea non della calcolatrice meccanica come lui e i suoi colleghi matematici avevano sognato per secoli, ma una macchina, lui la pensava meccanica, che potesse seguire una sequenza di operazioni, che era proprio il computer, che è arrivato solo alla macchina universale, quella di Turing. Quindi questo è importante. Da ultimo voglio farvi vedere questa macchina. Guardate, il personal computer non è vero che è stato inventato per la prima volta in America. È stato inventato 20 anni prima dalla Olivetti in Italia. Non solo, non è una congettura da campanile, è semplicemente una realtà, perché questa macchina fu prodotta in Italia da 4 ingegneri della Olivetti a Ivrea, fu commercializzata negli Stati Uniti, c'erano delle pubblicità televisive che ancora si trovano, poi fu fatta sparire un po' la memoria perché era intollerabile che un paese occidentale diverso dagli Stati Uniti fosse all'avanguardia, ma in realtà negli Stati Uniti ne furono vendute circa 40.000 ed acquistate anche dalla NASA, che utilizzò queste calcolatrici piccole che si opponevano ai grandi computer per il calcolo delle orbite. Guardate, per calcolare le orbite ellittiche una macchina come questa va bene. Non aveva il monitor, ma non ce l'avevano nemmeno le macchine grandi. Questa, venivano preparate delle schede direttamente a bordo qui, poi venivano inserite, e programma 101 significa che possono fare, questa è una macchina funzionante, 101 passi di programma. Con 101 passi di programma si può fare tantissimo. Per il GPS serve conoscere la teoria della relatività, come si usa oggi. Per il calcolo delle orbite, per le missioni spaziali, anche su Marte non serve, e quindi va benissimo una macchina del genere. Questo per darvi un'idea. Poi purtroppo alcuni brevetti dovettero essere venduti ad altre ditte famose come la HP, che non erano state in grado di creare macchine del genere. Poi piano piano la Olivetti è stata smantellata, di questa macchina si è persa la memoria. Recentemente sono venuti fuori dei video, ne troverete uno anche su YouTube. Sì, ecco, è stato finanziato anche dalla regione Piemonte, quindi, ma la prova è che esistono ancora le pubblicità americane. Sì, sì, sì. Poi dopo è stato fatto sparire tutto, quindi le nuove generazioni sanno, quando si parla del personal computer, subito dicono i ragazzi del garage, e poi si associano immediatamente i nomi di Steve Jobs e di Bill Gates, che non sono due tecnici, sono due commerciali che hanno tratto sapiente vantaggio dal lavoro di altri, no? Steve Wozniak, eccetera. Io adesso ricordo che ho fatto un corso di informatica 3 anni all'Istituto Tecnico Commerciale di Ancona, in quegli anni là era una scuola all'avanguardia, il professor Boscarato, ho fatto un po' di informatica, giocavamo queste macchine, proprio facevamo le prove sul computer, ma tutti i diplomati poi si sono inseriti, anche Fiori Fabio, io studiavo con lui e facevamo, era bravissimo. Io ho letto la biografia di Alan Turing. Ci abbiamo 10 minuti, Turing, sì. Quindi tutta la storia anche lì che c'è stata. Allora, lì c'aveva molto interessante, guarda, minuti, no? Esatto,
lui era stato peraltro negli Stati Uniti. Una curiosità che ufficialmente non c'entra niente con la scienza e con la tecnica, ma c'entra con l'emotività. Lui raccontò che una cosa che gli aveva cambiato la vita era stata una visita in un negozietto da una cartomante a Blackpool, dal punto di vista emotivo, perché dal punto di vista scientifico, però credo che sia importante indagare anche queste persone, no, nella loro vita personale. E io sono andato a cercare la bottega di questa cartomante, mi trovavo da quelle parti e c'è ancora. Ovviamente le persone sono cambiate, ma il business sta proprio scelto di lei. Come l'ho visto, ho detto, deve essere questa qui. È stato curioso. No, fra l'altro, ecco, c'è un'altra cosa importante, cioè che riguardo all'episodio che vi ho raccontato, di Babbage che vede un telaio Jacquard con il quale si potevano addirittura fare dei ritratti su stoffa. E lui dice, ma perché non si può fare una macchina che lavora così? E allora succede che lui si mette a fianco una ragazza, si chiamava Ada Lovelace, e lei è incaricata di trascrivere gli appunti che lui letta e di tradurli in francese. Ora questa ragazza, che era figlia di una donna appassionata di matematica, a un certo punto ha delle idee e fa degli appunti sopra quello che Charles Babbage scrive, e alla fine nel lavoro il testo era lungo 3 volte tanto. Per questo, per le sue idee innovative, Ada Lovelace è considerata la prima programmatrice. Il primo programmatore mai esistito era una donna, e tempo fa è stato creato un linguaggio col suo nome, Ada, in omaggio a lei. E pensate, io ho scritto un libro sulle due culture, sul fatto che la cultura tecnico-scientifica e artistico-letteraria è ora che si parli di nuovo. Abbiamo avuto degli esempi anche in zona più di 100 anni fa che sono stati ignorati dalla Riforma Gentile, da Benedetto Croce, eccetera. Ma appunto io ho scritto questo libro sulle due culture, eccone un esempio: Ada Lovelace era la figlia di Lord Byron. Quindi pensate come tutto il cerchio si chiude. Vediamo la fisica. Riguarda la fisica, guardate, qui è molto interessante. Questo è un tubo di Newton, è molto molto interessante, perché vedete, ancora oggi, dopo 400 anni di fisica, c'è molta gente che ancora pensa che l'oggetto più pesante cade più veloce dell'oggetto più leggero. Questo è, come dire, un esperimento del genere è molto spesso inquinato dalla presenza dell'aria, quindi la resistenza dell'aria. Il tubo di Newton è un esperimento che si fa in laboratorio. Dentro si vede, c'è ancora una pallina pesante e una piuma. Togliamo l'aria e vedremo che la piuma non svolazza più e cade alla stessa velocità della pallina o di legno o metallica. Molti non credono che una palla di piombo gettata dalla Torre di Pisa, per esempio, cada più veloce di una palla di legno di ugual forma e è ugualmente liscia sulla superficie esterna. In realtà appunto non è così. La genialità di Galileo e di altri fu proprio quella di capire che, nonostante le cose apparissero diverse, perché per esempio la piuma svolazza solo perché c'è l'aria, ecco, Galileo capì con i suoi esperimenti riguardo a questi gravi, la caduta dei gravi, no, la palla di legno, la palla di piombo. E lui, anche se non aveva a disposizione dei cronometri sufficientemente precisi, capì che le cose stavano così. Anzi, lui utilizzò molto spesso il piano inclinato per rallentare un po' la caduta, vedete? Qui si può capire ancora meglio. Ma sulla Luna, nel 1971, verso le ultime missioni, credo che si trovi ancora il video su YouTube, si vede che questi astronauti fanno cadere sulla Luna, praticamente la resistenza dell'aria è zero,
Si vede che il martello e la piuma cadono con la stessa velocità. Naturalmente è rallentata perché sulla Luna è circa un sesto la gravità. Questo apparecchio è molto interessante perché, anzi, spero di riuscire a farne una copia da portare fuori dalle vetrine per gli studenti. Quel doppio cono, se noi lo posizioniamo all'estremo di questo supporto, poi tende a spostarsi apparentemente verso l'alto, perché le guide vanno dal basso verso l'alto, ma in realtà il baricentro si sposta dall'alto verso il basso, per cui ritornando nella configurazione di minima energia, questo doppio cono sembra risalire. Sì. E quindi, anziché scendere in basso e quindi inclinare, questa è la sua posizione di riposo. Io lo perturbo, lo porto là e lui ritornerà nella configurazione di minima energia. Guardate, un dispositivo molto semplice come questo è capace di far ragionare e sognare anche, perché no, chiunque. Lo studente, la persona che vuole rimettere le mani sulla conoscenza del mondo. La conoscenza del mondo è importantissima, parte dalle cose semplici. Noi oggi viviamo in un mondo estremamente complicato, fatto di macchine estremamente complesse, nelle quali noi non riusciamo a mettere le mani, perché di pari passo a questa specializzazione, allo spingersi verso circuiti e dispositivi complessi, la nostra ignoranza è aumentata. Abbiamo perso il contatto con il mondo fisico, e questo contatto si può con tranquillità, con calma, si può riprendere e cominciare piano piano a capire come funziona il mondo. Adesso siamo davanti a una vetrina che riguarda la fisica, ma in realtà anche l'elettrotecnica e l'elettronica, che è incaricata di usare l'elettricità per trasportare l'informazione, ecco, possono essere conosciute, possono essere esplorate, ed è veramente un'avventura. Ringraziamo il direttore del Museo Miti di Fermo e vi diamo appuntamento per una visita qui sul posto, perché il museo nasconde ancora tante altre bellissime cose da scoprire. Quindi vi invitiamo proprio a venire a Fermo e a visitare questo museo, chiedendo del Museo Miti, e quindi buona permanenza e buon viaggio a Fermo. C'è un numero di telefono dedicato, che è il 345 17 45 943. Telefonando a questo numero si possono prenotare delle visite. Grazie professore.